Quel giorno è stata la giornata più brutta di questo mondo che posso ricordare. Come al solito si esce per fare il proprio lavoro, poi non si sa se si ritorna a casa. Quel giorno ricordo che sono stato chiamato per svolgere il mio lavoro come dipendente di Italgas. Ho fatto le mie indagini per quanto riguarda il lavoro, ho chiesto l'aiuto del collega Nicola. Diciamo che mi sento in colpa di averlo chiamato sul posto di lavoro. Questo è successo perché molta gente lavora e non lavora come dovrebbe lavorare. Ci sono molti menefreghismi in giro, perché è successa una disgrazia di quelle mai viste. Io il collega lo ricordo come... sono 21 anni che lavoro in questa azienda. L'ho conosciuto che già lui ci lavorava, quindi non è un collega ma è un fratello. E perdere un fratello in questo modo è una cosa tremenda. Io ritengo che Nicola mi abbia salvato la vita. Nel racconto di Giuseppe Bizzocca, l'operaio dell'Italgas scampato alla tragedia di via Milano a Barletta, sono ancora vivide le immagini di quel 25 aprile. Una data listata a lutto che resterà nella storia di questo territorio, sottolinea Luigi Antonucci, segretario generale della CGIL BAT. Quel giorno, mentre svolgeva un intervento di controllo a seguito di una perdita di gas, ha perso la vita Nicola Del Vecchio, operaio margheritano, il cui ricordo resterà nella targa che nella sede della CGIL di Barletta indica la sala riunioni del sindacato. La cerimonia, alla presenza dei familiari dell'operaio di Margherita di Savoia, è stata attraversata dalla commozione e dalla rabbia. La prima è tutta nelle poche parole che la moglie di Nicola Del Vecchio riesce ad esprimere al momento dello scoprimento della targa. Sono onorata, non posso aggiungere altro, sono veramente onorata. Le seconde sono affidate a Luigi Antonucci, che rivolge un appello a tutte le istituzioni. Basta morire di lavoro, come è accaduto a Nicola Del Vecchio quel tragico 25 aprile. Non abbiamo dimenticato quel 25 aprile che è stato doloroso per tutti quanti, naturalmente ancora di più per la famiglia e per i colleghi. Noi qualche giorno dopo abbiamo deciso di intitolare una sala, adesso abbiamo deciso di farla scoprendo la targa e invitando la moglie, la vedova a fare questa cosa, perché per noi la memoria è importante, non abbiamo alcuna intenzione di dimenticare coloro che perdono la vita per il lavoro e sul lavoro. È ancora una follia immaginare di gente che esce di casa per andare a lavorare e non ci torna più.